Raga, no, seriamente, c'ho. Io voglio. Dov'è l'ascensore? E comunque sì, devo smettere di dire ciò in questi episodi. Io voglio sapere che cosa è successo a Dawood e al figlio. Ciò. Scusate. Basta con ciò. Facciamo questo, ciò. Io mi guardo il cellulare per vedere se ho alcuni messaggi. Magari Benito che mi Sono dice quasi stasera tutti fuori vengo. combattimento. Brecken vuole che gli esploratori mi sostituiscano. Quindi tocca a me. Dobbiamo cercare il prossimo rifornimento aereo in arrivo poco prima del tramonto. Jade mi spiegherà come fare. Potrebbe essere troppo difficile. Sì, ma non è la nostra missione. Noi abbiamo due altre missioni, di contattare il, come cavolo si chiama, e di andare da Gabby, che ne so io, per trovare le medicine. Per Breaker. Ora io voglio che sulla mappa ci sia Dai. Non mi dire che la missione è finita così, però. Devo ancora capire cos'è questo. Vabbè, sarà finita così. Speriamo, ditemi se c'è un continuo, perché non mi sta bene che finisca così male, ciò. Ancora, ma devo smettere di dire ciò. Allora, di qua. Dai, non ti stancare così velocemente, però. Sono sceso per niente. Non scivolare a ca... Qui Crane. Parla pure. Il nome del capo della torre è Brecken e non è lui il vostro uomo. C'è un altro tipo sospetto, un boss del posto. Si fa chiamare Raiss, va in cerca di Antizin e poi spreme come limoni chi ne vuole comprare qualche dose. Devo recuperare l'Antizin da un rifornimento aereo. Se non porterò a termine la mia missione, dovranno trovare un'altra soluzione. Ricevuto. Ottimo lavoro, Crane. Te la stai cavando bene. Prosegui la missione e dacci il tempo di riflettere. Quando trovi l'Antizin, chiamaci immediatamente. Pensavo che era un tizio normale. Mio. Apri. Lama. Mio. Da dove? Ma eri morto! Niente Coca-Cola. Peccato. Ok, dovevo per forza riuscire da sopra. Quindi Raiss potrebbe essere il nostro uomo. Interessante. Vediamo un po'. Allora, dobbiamo trovare le medicine e dobbiamo andare cerca il rifornimento aereo. Io direi di andare a trovare le medicine, perché non voglio fare missioni principali. Anche se questa potrebbe essere definita una missione un po' più principale. Ma missioni secondarie le abbiamo fatte tutte, quelle che abbiamo almeno. Ah, la tizia in falso l'abbiamo fatto. Io attivo tanto. E poi la tizia in falso fatto. Quello della pistola fatto. L'action figure, però io voglio che si continui. E poi mi sembra nessun'altra missione che abbiamo fatto. Bah, io mi scordo le cose facilmente, ragazzi. Comunque la pistola che mi ha dato Benito è stata molto utile. Mi ha fatto fare una missione in fretta.
buono anche perché io quando scassino le cose della polizia, le auto, i cambio della polizia, io trovo solo munizioni. Come Superstite è morto? Io l'ho visto su Superstite. E vabbè, ma la staccavo di mappa è inutile. Dov'era sto Superstite? Ma siamo arrivati. Opla. Opla. Una volta mi sembra di aver visto un video di questa missione in particolare. Come faccio a salire di sopra comunque? Vediamo. No. Certe cose sono però impossibili. Non è che posso distruggere l'intera fisica del mondo. Però la maggior parte della fisica la distruggo in questo gioco. Ok. Buongiorno. Oddio, ho sentito un urlo che non mi piace. Ah, mi sembra di essere tornato a Skyrim quando scassino queste casse. Opla, opla. Ma io ci provo. Ok, almeno non ho perso vita. E si poteva salire tranquillamente da qui. Bene. Abbiamo appurato che sono un idiota. Trovare l'abitazione di Gazzi, a me sa tanto di trovare l'abitazione del Nazi. Come faccio a passare? Perché io mi blocco sempre? Che rottura, devo fare un giro lungo. No, basta, io voglio uscire da questa zona. Ah, ok, beh, devo solo cercare meglio. Che cos'è questa zona dove sono? Non lo so. Che sia il confine della città? Sì, potrebbe. Sì, sì, mi sa che è il confine. Che però si può oltrepassare in qualche modo. Beh, siamo saliti per scoprire che bisognava scendere. E dove scendo qua? Io mo non lo so. Ok. Ah, dobbiamo cercarlo fra tutti. C'è qualcuno? Perché per le missioni mi fa scassinare quando esploro, no? Sembra non esserci nessuno per quanto riguarda i piani inferiori. Scusa Gazzi se ci sei, ti frego un po' di roba, ok? E qua c'è. Potrebbe essere qui visto che era tutto chiuso, oppure semplicemente questa era la casa di uno che ci teneva la sicurezza. Ha chiuso tutto a chiave, anche lui apocalisse zombie. Oh, ce l'ho fatta. Gazzi. Ah, io picchio Gazzi. Dove sei, Gazzi? Gazzi? Non c'è. Sei qua, vero, Gazzi? Ok, a quanto pare non c'era nessuno. Ok, continuiamo. Dai, sono atterrato in acqua, non posso essermi fatto tanto male. Gazzi, ci sei? Non so che sarà la terza che guarderò. Ah, questa doveva far scassinare, però.
forse c'è un'altra entrata. Forse volete dirmi questo. No. Allora, sempre forza questa. Se mamma non è felice, nessuno è felice. Quindi è meglio farla felice. Gazin? Anch'io. Abbiamo lo stesso nome. Sei della videoteca? Io mi chiamo Crane. Crane? Crane è un monosillabo, come re, come te, come se, come me, come sì e altri tipi di avverbi, come... Posso entrare? No, non se ne parla, no. Oggi è il mio giorno speciale con la mamma. È la festa della mamma ed è il giorno più importante in tutto il mondo. Sei della videoteca? Perché continui a chiederlo? Devi portarmi il film sulla mia storia. Si intitola I due mondi di Charlie e parla di me e della mia intelligenza. Gazi, se ti porti il film mi farai entrare? Certo, lo guarderemo insieme. È la festa della mamma e se mamma non è felice, nessuno è felice. Oh, vuole anche dei cioccolatini. La mamma vuole dei cioccolatini. Aspetta un momento, non è un po' troppo? Non discutere con Gazi. Non funziona, è quello che dicono sempre in farmacia. Ok, quindi dobbiamo trovare un po' di robe per Gazi. Allora, vabbè, tutto vicino, abbastanza, insomma. Scusa, staccionata. Ah, è tutto più su, un po' più lontano. Allora, dopo questo credo che chiudo comunque, ragazzi. E da qualche cancello si potrà aprire, cavolo, le mani ce le hai, se spingi un po' si aprono i cancelli. Anche se sfondi una porta ogni tanto non è che ti picchia qualcuno, eh. Non volevo curarmi, porca vacca. I tasti del cavolo. Beh, tanto ho un casino di medikit quando vuoi, quindi sono immortale. Io sono immortale e adesso crepo. Ah, frate, ho scoperto che si può cercare anche dei cellulari, anche dei telefoni, i soldi. Il che è molto da ladro. Questo è il rifugio che cercavo di liberare prima, dove lo faceva liberare. Dov'era l'elettricità? Era lì de... Porca vacca. Beh, ragazzi, ci stiamo spaventando anche se non è un horror. Ma questo tizio lo incontro sempre, che è vestito tipo da mago. Dove il martello? Ma porca. Ecco qua. Questo avevo già aperto, avevo già preso tutto. Vabbè, si ricaricano le cose. Oh no, non mi dire che devo far fuori tutti quelli che sono dentro. E invece sì. Dov'è che è la luce? Porca vacca. Boh, sarà dell'altra di qua. Mi si era dei zombie. Ah, ecco. Ok, è morto. No, se si rialzano però non va bene. Ok, che cos'è la missione qui? Giocatore, luogo segnalato. Ah, ok, sono in questo tutto qui, è qui. Ok. Dov'è? Eccolo. Ed è qui, perché prima a me mi ha fatto aprire e non mi ha fatto attivare la corrente, forse perché dovevo ancora sbloccare tutto. Ecco fatto. Buono che prendiamo punti e abbiamo zone sicure. Che? Cosa mi manca? Come faccio a fissare la porta? Io la corrente l'ho accesa.